Dunque, um, visto che parliamo e siamo in tema di sostenibilità e anche di futuro dal punto di vista climatico, ma non solo, ISG, sociale, e di governance, colgo l'occasione per um, invitarvi a non perdere la nostra conferenza che si terrà al Salone uh, del Risparmio il 4 aprile alle 12.30. Eccola qua, in cui Jackie Cook, una delle nostre esperte in tema appunto di sostenibilità, di ESG e di stewardship, eh, presenterà per la prima volta in Italia i, um, diciamo i dati sui processi di engagement dei grandi asset manager americani. Quindi qualcosa di concreto che si può fare anche a questo livello. Dunque, la premiazione si avvicina. Vi, vi prometto che stiamo per arrivare alla, alla premiazione vera e propria, eh, però um, come facciamo ogni anno prima di questo faremo un punto su quanto è successo nel 2018 in termini di industria, di flussi e presenteremo anche in anteprima qualche novità da parte della ricerca di Mornistar. Per questo, chiamo sul palco il nostro manager research analyst Francesco Paganelli. Prego, Francesco. Grazie, Vale. Grazie, Valerio. È acceso, no? Sì, perfetto. Io ho preparato un intervento spero un po' più rassicurante, sicuramente meno, meno poetico eh, del professore. Eh, innanzitutto vabbè, buonasera a tutti, grazie ancora per essere qui. Eh, come sempre appunto introduciamo eh, la fase clou della premiazione con eh, una breve analisi dei trend dell'industria e anche un po' una sintesi delle ultime novità della ricerca Morningstar, anche insomma, per dare il contesto in cui si sono mossi i vincitori. Eh, Dunque partiamo con la fotografia quindi dei flussi globali, mostrando l'andamento degli ultimi cinque anni disaggregato per asset class, includendo sia fondi sia ETF. Facciamo diciamo Tre commenti veloci sul 2018. C'è stata una netta frenata eh, dopo un anno record eh, appunto nella raccolta con flussi dimezzati. Nonostante la volatilità del mercato, comunque tutte le asset class hanno chiuso con una raccolta netta positiva, eh, con un totale come vedete poco sotto i mille miliardi di, di dollari. Vedete infine eh, anche il ritorno eh, dei fondi monetari, che qua in color eh, rosa che vedete, che evidenzia il minor appetito per il rischio. No? Passiamo adesso invece eh, alla seconda fotografia, eh, riportando i numeri della raccolta per i fondi LTF europei. Qui c'è un trend simile, eh, cambia ovviamente la scala di grandezza. Il dato principale secondo noi è che la frenata del reddito fisso, che qua è rappresentato in grigio, ehm, dopo una straordinaria raccolta invece dell'anno prima, cioè nel 2017, che eh, chiudono l'anno con eh, il segno meno. Qua sono quasi invisibili nel grafico, eh, ma hanno avuto dei flussi netti di poco negativi. Insomma, attorno al miliardo. In generale, come vedete, stimiamo che la raccolta eh, si è fermata poco sopra i 200 miliardi. Eh, anche gli alternativi, che qua invece sono in rosso, dopo il boom degli anni scorsi, e ne parleremo tra un, tra un momento, eh, si sono presi una pausa eh, con molti riscatti, soprattutto tra eh, i multi-strategy. Gli azionari in verde eh, hanno invece tenuto direi tutto sommato bene, eh, con una raccolta concentrata soprattutto nei primi mesi dell'anno. Diciamo proprio su questo punto, um, cioè la volatilità dei flussi no, durante, durante il 2018 è stata l'altra storia um, dell'anno scorso. Qua vediamo altri numeri, in sostanza i flussi si sono mossi un po' in sincronia con l'andamento del mercato, quindi sono stati molto positivi nel primo trimestre, un po' timidi nel secondo e terzo, e con prevalentemente riscatti negli ultimi mesi e una rotazione di nuovo verso, verso i fondi monetari. In effetti, nell'ultimo trimestre, neanche gli alternativi bilanciati eh, sono stati risparmiati dall'ondata di deflussi. Uh, questo è un dato interessante secondo me, perché dall'inizio delle misure espansive della Banca Centrale c'è stata veramente una forte domanda verso questa tipologia di prodotti, che eh, appunto vedete qui, eh, si è appunto fermata negli ultimi mesi. In un contesto in cui la diversificazione eh, non è che ha, ha diciamo, protetto bene dalle perdite. Vedete qui appunto la netta inversione di tendenza eh, negli ultimi mesi. Diciamo, le ultime due slide invece dei flussi si focalizzano sul tema attivi contro passivi, ehm, sempre per quanto riguarda l'Europa. Quindi il market share dei passivi, escludendo in questo caso i fondi eh, money market continua a crescere anche nel 2018 e eh, si attestava a fine anno poco sotto al 17% con eh, gestioni totali di circa 1.300 miliardi. Quindi una crescita appunto continua ma eh, non, eh, diciamo, con, una, con masse gestite decisamente inferiori rispetto ai prodotti attivi ancora. L'ultimo dato, e ehm, anche questo secondo me è interessante, è che l'anno scorso la raccolta dei passivi, eh, sempre fondi ed ETF, in questo caso escludiamo i fondi money market, ha superato quella degli attivi. Quindi questo è, conferma il fatto che i flussi verso le strategie indicizzate eh, sono eh, un trend strutturale dell'industria. Gli USA, come sappiamo, sono in una fase più avanzata di questo processo di trasformazione. Eh, mentre appunto i flussi verso le strategie attive risentono, hanno una componente più ciclica, eh, lo si vede appunto osservando ad esempio la differenza tra il 2017 e il 2018 e eh, possiamo quindi dire che la raccolta degli attivi risente forse di più dell'andamento dei mercati.